Ciao ragazzi, oggi niente Arte da Uni 5, ci sono io al posto tuo. Stiamo giocando a un nuovo videogioco, Garden Warfare 2. Daniele! Daniele! Che fai? Ma è Arte da Uni 5, stai sul mio canale! Figlio in grado! No, sono senza parole! Che abbiamo detto questo? Che abbiamo detto sto ragazzino? Non stavo. Ma che è una scatola dei cornetti? Ma che volevi far vedere? Ma ragazzi, non è vero niente, io non so che cosa vi abbia detto, ma dopo la sigla vi lasceremo al vero video di Arte da Mi 5, da Mi 5 sono io! Per punizione? Niente. No, vabbè, nessuna punizione. Vuoi imparare a disegnare? Sì, imparerà a disegnare seriamente, ragazzi. State con me dopo la sigla. Ebbene sì, oggi vorrei tanto dare qualche consiglio a chi vorrebbe imparare a disegnare ma ha qualche difficoltà, oppure si è veramente convinto di non essere capace e si arrende, ahimè, al primo tentativo. In realtà vorrei tanto, ho il desiderio di mostrarvi qualche tecnica di disegno per poter anche ampliare il canale, ma sarebbe scorretto da parte mia, visto che in molti non sanno disegnare e hanno delle difficoltà, e quindi oggi ci terrei molto a darvi qualche nozione basilare, qualche consiglio per fare in modo che gli animi non si scoraggino, non si sconfortino e cerchino in qualche modo attraverso l'esercizio di coltivare questa passione, la passione per il disegno appunto. In molti mi chiedono: come si impara a disegnare? Come faccio io ad imparare a disegnare? Da dove devo iniziare? Io rispondo sempre: per imparare a disegnare bisogna disegnare. Eh sì ragazzi, non ci sono segreti, per imparare a disegnare bisogna esercitarsi, disegnare e anche molto. Soltanto diciamo con la pratica, con l'esercizio costante nel tempo, si riesce ad acquisire una sorta di manualità e soprattutto di consapevolezza che non si diventa disegnatori, dei bravi disegnatori solo con pochi tentativi. Bisogna fare degli esercizi e solo attraverso l'impegno, l'esercitazione e la costanza si possono raggiungere degli obiettivi soddisfacenti. Sento però il dovere di dirvi che sono diverse le difficoltà alle quali si va incontro quando si inizia a disegnare, quando diciamo si è inesperti. Vediamole. La prima difficoltà che bisogna affrontare quando si disegna è proprio l'impugnatura dello strumento, poiché è diversa da quella che si assume quando si scrive e alla quale siamo più abituati. Comunque ci tengo a sottolineare il fatto che è importante farlo correttamente, in entrambi i casi, proprio perché per salvaguardare la salute della nostra schiena. Quando si scrive, una corretta impugnatura richiede il posizionamento dello strumento, in questo caso della penna, tra il pollice e l'indice, mentre invece il medio fa da appoggio, in questo modo. L'anulare e il mignolo danno stabilità alla mano, che deve compiere un movimento che va da sinistra verso destra, vedete? Adesso scrivo delle cosine giusto per mostrarvelo, delle parole un po' così a caso, per farvi vedere il movimento di una mano che scrive. Vedete? Quindi il movimento della mano che scrive è dato dall'articolazione delle dita.
Ho una pessima scrittura, eh? Sono più abituata a disegnare, si vede. Ecco. Il pollice, l'indice e il medio dovrebbero trovarsi molto vicino alla punta dello strumento che scrive. In generale si è più abituati a scrivere che non a disegnare, anche se bisognerebbe riconoscere che il disegno è stata la prima forma di comunicazione e di scrittura dell'uomo e ahimè col tempo però è stato trascurato. L'impugnatura dello strumento da disegno, tipo quello della matita in questo caso, non richiede che le dita siano troppo vicine alla punta. Questo perché il movimento della mano non è articolato dalle dita. Quando si disegna, il movimento della mano è dato più che altro dal gioco di polso, dal movimento che compie il polso e il braccio con la spalla. Un'altra difficoltà alla quale si va incontro quando si inizia a disegnare le prime volte è la gestione dello spazio. È molto facile gestire lo spazio della scrittura perché è circoscritto all'interno di righe anche immaginarie, diciamo, se vogliamo, no? Questo perché? Perché siamo in continuo esercizio da quando abbiamo imparato a scrivere. Per noi è molto più semplice. Se voi ricordate, quando andavamo a scuola, le maestre ci imponevano di scrivere all'interno delle righe o dei quadretti. E, esercizi questi mirati ad una vera e propria gestione di uno spazio che sicuramente è molto più ridotto, no? Magari rispetto a quando invece bisogna disegnare. Esercizi quelli mirati ad una vera e propria gestione dello spazio che con il tempo la nostra mano ha imparato a gestire senza l'ausilio di guide, quindi di righe o quadretti. Quindi è come se la nostra mano avesse nel tempo acquisito una sorta di memoria muscolare, nel senso che noi riusciamo a compiere questa azione senza pensarci troppo, senza avere bisogno di linee guida. Io riesco tranquillamente a scrivere in uno spazio contenuto con lettere che non hanno più forme strane. Mentre invece da bambini, se voi ricordate, le lettere non erano mai più o meno tutte della stessa grandezza. La gestione dello spazio nel disegno è molto più libera, più istintiva e ampia, non per questo più facile però. Molti si bloccano di fronte ad un foglio quando viene chiesto, ad esempio, di disegnare un soggetto. E anche se io vi chiedessi, ne so, di disegnare delle linee, sono sicura che voi disegnereste delle linee non più lunghe di 2 centimetri. Questo perché? Perché in realtà la mano di chi non è abituato a disegnare ed è invece abituato più che altro a scrivere, appunto disegna delle linee che sono corte, perché è abituato al movimento che compie la mano quando scrive e non è un movimento molto ampio. Quindi cosa succede? La vostra mano ha conservato una memoria muscolare che è tipica della scrittura, lettere piccole e linee corte. Quindi la gestione dello spazio nel disegno è molto più libera e quindi il prossimo passo da fare è quello di abbattere la paura di non saperlo gestire, perché è proprio più ampio e illimitato rispetto a quello della scrittura.
mi sento poi a questo proposito di darvi degli esercizi ben mirati per poter iniziare a disegnare. Inizialmente non preoccupatevi degli strumenti da disegno che dovreste utilizzare, non abbiamo bisogno di matite chissà quanto costose o fogli particolari. Io vi consiglio di iniziare con delle semplici HB che sono molto comuni come matite, le trovate diciamo un po' dappertutto, ecco. Una gomma magari bianca e dura per poter cancellare. Un tempera matite, mi raccomando, è fondamentale che la matita sia sempre ben temperata proprio per avere un segno molto più pulito, ecco. E poi mi sembra che basti così. Ah, ecco, fogli molto, dei supporti, dei fogli molto comuni, cioè anche i fogli della stampante andranno benissimo, dei fogli A4 per capirci. Se volete potete anche, perché no, acquistare dei blocchi da schizzi, dei blocchi per gli schizzi, ecco. E infatti io vi consiglio proprio questo, di cercare di conservare tutti i vostri disegni in una cartellina o in un blocco proprio per poter nel tempo notare i miglioramenti e i progressi che si fanno. Allora, il primo esercizio che io mi sento di consigliarvi è proprio quello di iniziare a tirare delle linee lunghe, linee oblique, linee orizzontali, fatele anche, non so, intrecciare, tesserare tra loro, linee curve. E questo perché? Proprio per poter imparare ad impugnare bene la matita e per poter nello stesso tempo abbattere la paura o dello spazio, ecco, dovete imparare a gestire lo spazio. Servirà proprio a impugnare bene la matita. Il secondo esercizio da fare è disegnare due punti distanti, che non so, distanti più o meno 7 cm, e cercare di far passare una linea attraverso essi. Inizialmente vedrete che non ci riuscirete ben bene, non andrete nemmeno troppo dritti, ma non fa niente, non importa. Potete anche iniziare a fare delle linee curve, non è detto che dobbiate fare soltanto le rette, ecco. Continuate finché non avrete acquistato una sorta di manualità, vedrete che con l'esercizio migliorerete. Non è semplice. Solo quando riuscirete a fare questo in maniera molto più istintiva, allora potrete passare al terzo esercizio che sto per suggerirvi. Il terzo esercizio sarà quello di disegnare una retta senza però più l'ausilio dei due punti. Quindi non disegnate più due punti sul foglio per poi tracciare una retta, ma cercate in qualche modo di intuire dove voi volete che passi questa retta all'interno di questo spazio. Tracciate mentalmente prima e quando sarete sicuri andrete dritti. Forse insomma sarà anche un po' noioso come esercizio, ma sono degli esercizi che comunque sia sono molto molto utili. Adesso potrete anche affrontare quello che è il disegno dal vero, ma il mio consiglio è quello di limitarvi a disegnare, a ridisegnare gli oggetti che circondano la vostra realtà, che hanno però delle forme molto stilizzate. Non prendete quelli che sono troppo articolati strutturalmente, insomma, troppo difficili da riproporre, perché altrimenti vi scoraggereste, arriverebbe uno sconforto tale da portarvi alla rinuncia. Quindi io questo vi consiglio. Limitatevi ad oggetti semplici da disegnare.
cercate solamente di intuire quelle che sono le linee che formano la struttura di quell'oggetto. Non soffermatevi su quello che è il chiaroscuro, il colore o quant'altro, perché ancora non siete pronti. Limitatevi solamente a riconoscere le linee che compongono la struttura di quell'oggetto. Tipo, se io ho una tazzina da caffè, devo solamente riconoscere la struttura vera e propria della tazzina, che è sicuramente delimitata da vere e proprie linee. Cercate solamente di riconoscere le linee della struttura dell'oggetto, quindi non interessatevi ancora per il momento a quello che può essere il chiaroscuro, il colore o diciamo le proporzioni dell'oggetto che state disegnando. Mi raccomando, la punta della matita sempre ben temperata. Solo dopo potrete iniziare a realizzare delle vere e proprie composizioni, quindi magari dietro la tazzina inizierete a disegnare una bottiglia, a disegnare altri oggetti, magari posti dietro la tazzina in questo caso, o magari avanti la tazzina, che sia un frutto, quello che volete. E a questo punto vi occorrerà però lo strumento di misurazione, perché questo è quello che utilizza un disegnatore, e di solito può essere o la matita o il pollice, perché avrete davanti gli oggetti ad una certa distanza, e se vorrete cominciare a studiare anche le proporzioni di questi, quindi la tazzina più bassa della bottiglia che a sua volta è più alta del bicchiere, per poterla rappresentare sul foglio ho bisogno di strumenti per poter individuare le proporzioni tra un oggetto e l'altro. Io mi soffermerei a questo, non voglio andare oltre, perché altrimenti dovrei parlarvi di altre cose, ma al momento non siete ancora pronti. Spero di poter presto realizzare un secondo video dove entreremo molto più nello specifico per quanto riguarda il disegno, per quanto riguarda appunto questo argomento, che è molto molto ampio. Che dire, non vi resta altro che iniziare ad esercitarvi. Disegnate, 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 e vedrete che con un esercizio costante nel tempo vedrete i miglioramenti. Guardate ragazzi, allora per oggi è tutto, io vi saluto, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete tanti pollici in su e iscrivetevi al canale, e io sto ferma qui, non mi muovo. Se avete bisogno di consigli scrivetelo sotto nei commenti e io sarò molto molto felice di rispondervi. Ciao!